Salve a tutti amici del team HCS, oggi installazione car tablet su Mercedes SL500, avevamo di serie ancora la sorgente originale, quindi zero multimedialità, l'abbiamo sostituita con un pannello da 9 pollici, IPS riproduzione alta definizione, con aggiunta del retrocamera parcheggio, con equalizzatore parametrico digitale, con il CarPlay wireless, l'Android Auto, vi mostro subito in macchina. Eccoci qui amici, allora Mercedes SL500, faccio subito vedere il display che è un touchscreen capacitivo da 9 pollici con funzionalità di Apple CarPlay e Android Auto in maniera wireless, quindi abbiamo la possibilità di andarci a controllare la musica da Spotify piuttosto che le mappe di Apple o di Google Maps, abbiamo comunque tutte le applicazioni integrate del, scusate, del nostro cellulare, abbiamo le notifiche dei messaggi, abbiamo veramente tutto quello che ci può servire durante la guida. Abbiamo inoltre integrazione con il veicolo, quindi abbiamo il recupero dei comandi al volante in questo caso, abbiamo il recupero delle informazioni degli sportelli aperti, abbiamo inoltre aggiunto in questo veicolo qua una retrocamera parcheggio, in modo che ecco ci sta già servendo insomma a farci vedere che nella manovra siamo leggermente ostacolati. Che cosa fa poi? Abbiamo i servizi di Google, quindi Play Store con l'accesso a internet, con il wifi, ci abbiamo la doppia banda, quindi 2.4 e 5 GHz, ci abbiamo la possibilità da qui di andare a usufruire di quei contenuti online, appunto, che sia il meteo, che sia le applicazioni video, Prime, piuttosto che Netflix, piuttosto che la riproduzione streaming via internet, come in questo caso le dirette di Rai Sport. Abbiamo all'interno un processore octa-core che ci fa girare tutto in maniera veloce, abbiamo un processore dedicato anche per l'audio che vi mostro subito. Allora andiamo sulla parte musicale, andiamo sul equalizzatore, eccolo qua, parametrico, grafico, 30 bande, spazialità della scena sonora, correzione temporale degli altoparlanti con i tagli di frequenza, con il bilanciamento, insomma abbiamo comunque l'upgrade anche in termini di audio del sistema.